ce l'abbiamo. Vladimir Putin non prende mai decisioni affrettate, è una persona che ha un'idea molto chiara della pace nel mondo. Se oggi Vladimir Putin sembra vestire i panni di nemico numero uno dell'Occidente, negli scorsi anni molti tra i nostri politici si sono iscritti al fan club del presidente russo. Se il primo tesserato è Silvio Berlusconi, al secondo posto c'è Matteo Salvini, che a causa di quei numerosi viaggi a Mosca finì anche sotto la lente della magistratura. Piazza Rossa, Mosca, città pulita. Mi domando perché qua si possa vivere con serenità, mentre a casa nostra deve avere il terrore a uscire di casa. Una casa, quella putiniana, capace di ospitare sotto il suo tetto anche una sovranista come Giorgia Meloni, almeno alla prova del confronto con l'allora premier Renzi. Penso che Putin abbia le idee molto più chiare in politica estera di Renzi, sulla difesa del suo interesse nazionale. Un fan club che ha visto tra gli iscritti anche quei 5 stelle che ora si stringono attorno al loro ministro degli esteri Luigi Di Maio nel proporre sanzioni dure contro l'invasione dell'Ucraina, ma che solo qualche anno fa lasciavano spazio a numerose ambiguità. Noi non siamo né filo russi né filo americani, siamo filo italiani. Se le sanzioni alla Russia danneggiano le nostre imprese, quelle sanzioni vanno tolte. E pensare che qualche ex pentastellato ne padroneggiava anche la lingua. Я учил русский язык. Davvero? Да. Я говорю мало и плохо. Adesso diranno che siamo amici di Putin. No.